Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo frame della Real ACC per droni FPV. Si tratta dell'X6R, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il top e bottom plate, 4 braccetti e supporti per la videocamera. Abbiamo anche 4 pad in gomma piuma per attutire l'atterraggio, una PDB della Matec e la vitiria con gli standoff per completare l'assemblaggio. Gli standoff sono lunghi 3,5 cm. Oltre il LVT metallo per montare il frame, ci viene fornito un set di standoff in nylon per montare la PDB. La PDB della Matec supporta batterie da 3 a 4 celle ed ha integrati un back a 5 V da 2A e uno da 12 V a 500 mA. Ora montiamo il frame. Partiamo fissando i bracci alla piastra inferiore utilizzando due viti lunghe. Il braccetto andrà sistemato all'interno e il dado all'esterno. Usiamo questi due fori lasciando libero quello centrale. Una volta assemblato il frame, aggiungiamo la PDB e i gommini inferiori. Il risultato finale sarà questo. L'asse dell'X6R è da 250 mm ed è ideale per eliche da 6 pollici. Della stessa serie abbiamo l'X5R con asse da 220 mm per eliche da 5 pollici e l'X4R con asse da 180 mm per eliche da 4 pollici. L'unica differenza tra i vari modelli è la lunghezza dei bracci. Top plate, bottom plate e standoff rimangono uguali. Vediamo ora gli spessori delle parti in carbonio. Il plate inferiore è da 2 mm, quello superiore da 1.5 mm. I bracci sono spessi 4.3 mm. Il peso è di 135,8 grammi. In conclusione, posso dire di essere rimasto soddisfatto da questo frame. La struttura rimane molto compatta, ma c'è spazio a sufficienza per montare tutte le componenti. La videocamera è messa in una posizione abbastanza interna, quindi la lente rimane protetta dagli urti. Ho trovato molto pratico il sistema per fissare la batteria. Grazie a queste asole, i battery strap rimangono nella posizione ideale per tenere ferma la lipo. Questa era la mia recensione del Real ACC X6R. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.